un momento di condivisione e preghiera al quale hanno partecipato circa 50 tra sacerdoti e laici dei vari uffici delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. A guidare il pellegrinaggio al santuario della Santa Casa a Loreto, il vescovo Sorrentino, che oltre a condurre i partecipanti alla visita alla Santa Casa, ha officiato la Santa Messa e presieduto la recita del Regina Coeli. Durante l'omelia il vescovo ha sottolineato l'importanza dell'esperienza profonda della fede che ci abita e che deve essere sempre vissuta, ascoltata e annunciata. Progetto Casa Felice e Famiglia del Vangelo. Casa e famiglia, due concetti così rilevanti per la nostra vita, ma che devono essere anche rilevanti per la pastorale, per il cammino di chiesa, ed esattamente ciò a cui ci siamo impegnati e desideriamo che qui Maria, come ha accolto il Figlio di Dio, accolga anche noi come suoi figli e ci ottenga la grazia di camminare con entusiasmo, con slancio, perché il mondo ha bisogno di ricevere Gesù come l'ha ricevuto lei, per ricevere anche la gioia di Gesù. Con la Santa Casa di Loreto che pulsa di Spirito Santo, è lo Spirito Santo che deve rianimare il nostro agire pastorale, il nostro mettersi al servizio delle nostre due diocesi con un rinnovato entusiasmo, e vivere momenti del genere in cui possiamo stringere relazioni vere e significative ci aiutano per ritrovare quell'entusiasmo da poi rimettere nella pastorale. Mi è sembrata un'occasione speciale quella di riportarci tutti, Foligno e Assisi, in questa casa dove il cuore della felicità era proprio la presenza di Dio, di Gesù in mezzo a loro, tra Maria e Giuseppe. Quindi questa casa penso che possa portarci un di più, ecco, del nostro vivere gli uni per gli altri.